lavoravo praticamente nel mondo della moda, facevo sia cataloghi che diciamo sfilate, facevo anche l'indossatore. Poi ho fatto anche qualche trasmissione televisiva. Il centro per l'impiego dove ho fatto l'iscrizione mi ha suggerito che una misura che era appena stata messa in atto, che era self-employment. E io ho pensato di mandare i miei dati, dove ho descritto un po' il mio business plan di quello che volevo fare a livello di attività commerciale. Ho compilato il form e dopo diciamo che hanno accettato come dire, la mia proposta di attività. Al centro per l'impiego ci sono arrivato praticamente facendo delle ricerche, svariate ricerche su internet, dove ho capito che alla fine l'iscrizione al centro dell'impiego era quello che mi poteva garantire comunque un accesso più facile a quelli che sono i requisiti che mi servivano, insomma, per l'attività, per avviare un'attività. Garanzia Giovani per me ha significato l'inizio della mia attività di imprenditore. Il mio sogno era quello alla fine di tornare a quelle che sono le mie origini, ossia tornare in Campania. Un sogno che si è realizzato grazie a Garanzia Giovani. Da quel momento ho iniziato comunque ho iniziato anche a focalizzare su quello che era l'avvio di attività, ossia cercare di realizzare un tipo di attività che fosse diversa dalle altre attività che ci sono in giro in questa zona qua. Le prospettive future è di aprirmi un'altra attività. Aprire un'attività che sia più o meno parallela a questa e diciamo anche fuori da quello che è la Campania, vorrei realizzare proprio un franchising. Questa attività la porto avanti anche grazie all'aiuto della mia fidanzata e che mi dà una grande mano sulla scelta dei capi, sul lavoro giornaliero, sulla pulizia del negozio, su tutto. Con Garanzia Giovani sono riuscito a garantire il futuro a due persone, a me e alla mia fidanzata. I fondi messi a disposizione della Regione Campania tramite Garanzia Giovani hanno fatto sì che io iniziassi questa attività, questa avventura. Il tipo di pubblico che frequenta la mia attività è un pubblico sia giovane che un po' più avanti con l'età. La signora che viene in questo negozio, che si chiama Outfit, capisce che comunque in questo negozio noi vestiamo tutto. La vestiamo proprio completamente, quindi a partire dalle scarpe, dagli accessori, dalle borse. Tutti quanti i ragazzi che vogliono iniziare un'attività possono accedere al centro per l'impiego, il quale suggerirà la misura di Garanzia Giovani, grazie anche ai fondi della Regione Campania.